Testimoni che accusano. Conoscenti che riportano. Magistrati che sostengono. Quante parole. Come posso pretendere che ora ascoltiate anche le mie? Facciamo così. Per una volta le parole mettiamole tutte da parte. Mettiamole da parte e prestiamo ascolto soltanto al nostro cuore. È proprio lì, nei nostri cuori, che possiamo distinguere il vero dal falso e le parole dai fatti. Lasciate ora che nel vostro cuore risuoni non la voce dei testimoni, degli avvocati e dei magistrati. Lasciate che risuoni l'unica voce veramente degna di fede. La voce dei fatti! Ciao, oggi scopriremo qualcosa di più sulla proarchia. Vedremo qual era lo schema tipico di un'orazione giudiziaria e capiremo che cos'era la concinitas ciceroniana. Andiamo a cominciare. Quando pronuncia la difesa di Archia, Cicerone è al culmine del suo prestigio. È appena uscito dall'anno di consolato, durante il quale ha scoperto e represso la congiura di Catilina, ed è ormai considerato l'uomo politico e l'oratore più importante del suo tempo. Che cosa lo spinge allora a difendere in tribunale un poeta mediocre come Archia, fra l'altro un poeta greco di origine siriana? Ti ricordo che i romani nutrivano nei confronti degli orientali diversi pregiudizi, li ritenevano sleali, infidi. Per di più Archia era anche un poeta, come dire poco più di un ozioso parassita che viveva, grazie alla protezione di un ricco patrono, componendo versi. È lo stesso Cicerone che all'inizio dell'orazione, che andremo a leggere fra poco, chiarisce questi dubbi. Ma in che cosa consisteva la causa? Tutto ruotava intorno alle accuse di un certo Gratius, probabilmente un nemico personale del poeta, il quale lo accusava di aver usurpato la cittadinanza romana. Devi sapere che Archia si era trasferito a Roma piuttosto giovane, intorno ai 20 anni, e qui era entrato nella cerchia di un nobile dell'epoca, un nobile ricchissimo, che si chiamava Lucio Licinio Lucullo. Erano famosi all'epoca i suoi banchetti, e ancora oggi l'aggettivo lucugliano indica un pasto particolarmente ricco e abbondante. Grazie all'influenza di Lucullo, Archia aveva ottenuto la cittadinanza di Eraclea, che era una città della Lucania, una città federata di Roma. In base alla legge Plautia Papiria, chi fosse iscritto nelle liste dei cittadini di una città federata, automaticamente, se rispondeva ad alcuni requisiti, diventava cittadino romano. Ora, non voglio entrare nei dettagli del processo, che in questa sede non ci interessano. Ti basti sapere che Archia, grazie alla difesa di Cicerone, fu scagionato da ogni accusa. Ma com'era strutturata un'orazione giudiziaria? Lo schema tipico dell'orazione giudiziaria prevedeva 4 parti. La prima parte era l'exordium, la quale conteneva la cosiddetta captatio benevolentiae, con la quale l'oratore cercava di accattivarsi le simpatie dell'uditorio. Nell'exordium poteva essere compresa anche la propositio, vale a dire quello che era il proposito dell'oratore, in questo caso per esempio far scagionare Archia dall'accusa che le era stata mossa. C'era poi la narratio, la quale consisteva in una breve sintesi dei fatti, quindi l'informazione all'uditorio di ciò che era accaduto e di ciò che era l'argomento di discussione.
Poi c'era la demonstratio, la parte sicuramente più importante, perché era quella nella quale si dimostrava, portando delle prove inoppugnabili, la validità della propria tesi. Al tempo stesso si confutavano le tesi dell'avversario. Infine c'era la peroratio, con la quale si rivolgeva un appello finale ai giudici. Ma Cicerone nella Proarchia inserisce fra la demonstratio e la peroratio un'altra parte che fra l'altro occupa più della metà dell'orazione, la cosiddetta confirmatio extra causam. E in questo caso l'orazione giudiziaria, come dire, scivola verso un'orazione di tipo diverso, di cui abbiamo già parlato, cioè un'orazione di tipo epidittico o celebrativo. Che cos'è che celebra Cicerone in questa parte, che appunto è sicuramente la più famosa di tutta l'orazione? Celebra il potere, l'importanza della letteratura e in modo particolare della poesia. Ma non è la poesia dei sentimenti, come quella del contemporaneo Catullo, dei poeti neoterici dell'epoca di Cicerone. È piuttosto la poesia epica, la poesia celebrativa, quella cioè che esaltava al massimo grado i valori del mos maiorum, i valori della civiltà romana. Vediamo allora insieme l'exordium di questa celebre orazione. Sic quid est in me ingenii, iudices, quod sensio quam sit exiguum, aut si qua exercitatio licendi, in qua menum inficior mediocriter esse versatum, aut si uiuscerei ratio aliqua ab optimarum artium studiis ac disciplina profecta, a qua ego nullum confiteor etatis meae tempus aborruisse, e arum rerum omnium vel in primis hic aulus licinius fructum a me repetere prope suo iure debet. Vediamo innanzitutto quali sono i verbi contenuti in questo periodo iniziale. Abbiamo est, sensio, sit, dicendi, inficior, esse, profecta, confiteor, aborruisse, repetere e debet. Se c'è in me qualche talento, giudici, che so quanto sia esiguo, o qualche pratica nell'arte del dire, nella quale non nego di essere discretamente esperto, o qualche competenza in questo campo, derivata da uno studio sistematico delle arti liberali, da cui confesso che nessun periodo della mia vita si è allontanato, di tutte queste doti, prima di ogni altro, questo aulo licinio deve rivendicare, quasi per proprio diritto, il frutto. Come vedi, si tratta di un periodo ipotetico della realtà, scandito in tre protasi, con la podosi posta al termine, in modo da darle maggiore risalto. Le tre protasi sono i tre membra, cioè i tre enunciati fondamentali, intervallati da tre incisa di natura relativa. Ai tre membra corrispondono le tre qualità principali dell'oratore: talento naturale, esperienza pratica, competenza teorica. Nota anche il tono di ostentata umiltà a cui contribuisce la litote non inficior, tipica della captatio benevolentiae, con cui Cicerone ammette di possedere tutte e tre queste doti. Prendiamo proprio questo breve brano come esempio della concinitas ciceroniana. Come puoi notare, la struttura del periodo presenta un'architettura complessa, ma perfettamente bilanciata nei suoi elementi, basata sulle simmetrie. Infatti, il periodo ipotetico, come abbiamo visto, è costituito da tre protasi, a ciascuna delle quali segue una proposizione relativa, che regge a sua volta un'altra subordinata. La podosi, che riceve maggiore enfasi dalla collocazione in fondo al periodo, si apre con il riferimento a tutte e tre le doti di cui Cicerone ha parlato, indicate dall'espressione earum rerum omnium, a cui viene significativamente posto accanto il nome del poeta Archia,
al quale va il merito di aver introdotto il giovane Cicerone allo studio delle discipline liberali. La Concinitas, quindi, può essere definita la costruzione del periodo fondata su parallelismi e simmetrie, con la studiata disposizione di frasi e incisi che si corrispondono a vicenda. Il primo motivo per cui Cicerone ha assunto la difesa di Archia, quindi, è una sorta di debito di riconoscenza nei confronti di colui che, quando era giovane, lo spinse a iniziare, poi a proseguire, gli studi liberali. Ma c'è anche in realtà qualcosa di più. Cicerone contava sul fatto che Archia, celebrasse il suo anno di consolato in un vero e proprio poema epico, che Archia in realtà non realizzò mai, tant'è vero che fu lo stesso Cicerone a scrivere un poema epico intitolato proprio De Consolatu Suo, di cui ci restano pochi frammenti. Anticipando una possibile obiezione, cioè il fatto che Archia è un poeta e non un oratore, Cicerone afferma un concetto molto importante che anticipa in un certo qual modo la nostra concezione della interdisciplinarità o multidisciplinarità, e cioè il fatto che gli studi liberali, diciamo che tutte quelle discipline che hanno a che fare con l'humanitas, hanno fra di loro una sorta di vincolo di parentela. In realtà questo brano costituisce una sorta di anticipazione di quell'ampia confirmatio extra causam nella quale Cicerone tesse gli elogi della letteratura e della poesia. Perché la letteratura riesce a ristorare l'animo affaticato dalla professione forense e non solo, perché fornisce anche il mezzo per affinare le proprie capacità oratorie. Quindi, come vedi, una concezione piuttosto utilitaristica della letteratura e della poesia. Ma a veder bene, in Cicerone non c'è soltanto questo, perché la letteratura è sicuramente la forma di svago più degna di un uomo libero, di un cittadino romano, perché essa è in grado di stimolare i giovani, fornire piacere agli anziani, rendere ancora più belli i momenti felici della vita, così come fornire consolazione e conforto nei momenti tristi. Bene, a questo punto puoi proseguire in maniera autonoma la lettura della Proarchia. Se invece sei ancora curioso di conoscere in maniera più approfondita le tecniche retoriche suggerite da Cicerone, ti consiglio la lettura del De Oratore. Noi ci vediamo in classe. A presto!